Non possiamo soddisfare il bisogno dell'anima nostra con le cose terrene. Non possiamo soddisfare il bisogno intimo del nostro cuore con le ricchezze. Ma ringraziato sia il Signore perché, come abbiamo letto anche prima, il Signore ha avuto pietà dell'anima nostra. Perché qualcuno ha raggiunto il loro cuore, ha soddisfatto il bisogno della loro anima. E quando viene Gesù, il nostro cuore è pienamente soddisfatto. Anche se un esercito si accampasse contro di me, io non temerei male alcuno. Anche se tutto si rivolgesse contro di noi, anche se il diavolo con tutte le sue schiere si schierasse contro di noi, fratelli e sorelle, non possiamo noi dire, come disse Davide, io non temerei male alcuno. Non possiamo noi dire, come Davide si esprime in questo salmo, il Signore mi ristora l'anima. E quando il Signore ristora l'anima nostra, noi non abbiamo bisogno di nient'altro. E quindi non corriamo agli eccessi, non abbiamo bisogno di altro. Abbiamo bisogno solo del nostro Signore. Certamente noi abbiamo dei campanelli di allarme per quanto riguardano il nostro corpo. Quando stiamo male, ne sentiamo il dolore e diciamo: pregate per me perché sono sofferente. Pregate per me perché ho un dolore. Pregate per me perché sto male fisicamente. Ma quanto ci preoccupiamo della nostra anima? Qual è la condizione dell'anima nostra? Come possiamo sapere? Chi può farci una diagnosi? Non certo i medici. Non c'è un TAC, una risonanza magnetica per l'anima. Bisogna confrontarsi con la parola di Dio e umiliarsi davanti al Signore. Tutti abbiamo bisogno di salvezza. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma per la fede in Cristo Gesù, il verso successivo, per la fede in Cristo Gesù possiamo essere salvati per grazia. L'anima ha bisogno di salvezza. Finché non c'è questa salvezza, finché il Signore Gesù non entra nel proprio cuore, nel cuore di chi avverte questo bisogno, l'anima sarà sempre insoddisfatta, sarà sempre sofferente, sarà sempre alla ricerca con avidità di cose inutili, futili, che non soddisferanno mai il suo vero bisogno. Riconosciamo che il bene più alto, più eccelso, più grande, quello di cui un tempo non eravamo neanche consapevoli, la salvezza, ci è stata donata in Cristo Gesù. Quando parliamo di grazia, parliamo di un favore di Dio, un favore che non meritavamo, favore immeritato. Questa è la grazia. Anche se, fratelli e sorelle, noi ci raduniamo, ci incontriamo, offriamo al Signore il nostro culto, siamo soddisfatti della grazia di Dio, ricordiamoci che non siamo migliori di nessun altro. C'è un bisogno grande, molto più grande dei nostri problemi economici, del nostro problema sul posto di lavoro, dei nostri problemi fisici.